Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. L'Empoli arriva da 4 partite molto importanti, fatte molto bene. Con la Juventus la squadra ha fatto davvero la partita che ti aspettavi probabilmente. Ti chiedo qual è contro il Cagliari lo step successivo che chiedi, visto che comunque la squadra insomma, sembra recepire fortemente le tue richieste. Ti chiedo se questo step successivo potrebbe essere anche la fase offensiva, visto che fase offensiva l'Empoli ha retto molto bene, forse manca qualcosina davanti. No, direi che in questo momento non manca niente, perché comunque bisogna ragionare sulle squadre che abbiamo affrontato e che, come ho detto già ai ragazzi, quello che si è fatto lo dobbiamo già cancellare, perché il fatto di aver fatto bene nelle prime 4 partite non significa che magari non si possano avere difficoltà nella partita di domani. Bisogna ragionare solo ed esclusivamente sulla partita che dobbiamo affrontare e non su quello che è stato. Bisogna ragionare su un Cagliari che, nonostante un risultato pesante fino al 60esimo, 65esimo, si è giocato una partita alla pari contro il Napoli. Quindi noi dobbiamo solo ed esclusivamente ragionare sulla squadra che andiamo a affrontare, una squadra secondo me dove hanno investito molto, quindi una squadra che non rispecchia sicuramente il risultato della partita che ha fatto con il Napoli. Sappiamo che tipo di ambiente ci aspetta, un ambiente che spinge molto, sappiamo anche le difficoltà che ti può dare quel campo, quindi sotto quel punto di vista noi dobbiamo arrivare alla trasferta di domani preparati sia dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché non sarà una partita tattica, ma sarà una partita di duelli, di voglia di portare a casa un risultato. Quindi credo che sia la più difficile per quello che si è fatto e per quello che troveremo. Buongiorno mister, ecco, in parte mi ha già risposto in fondo, perché volevo chiedere se questa effettivamente era la partita forse più complicata di questo avvio di stagione, visto gli avversari che abbiamo avuto finora e visto il percorso appunto del Cagliari, forse ha raccolto meno di quello che poteva, e quindi quali potranno essere le insidie di questa gara in particolare, magari anche dal punto di vista tattico? Le insidie sono che affrontiamo una squadra fisica con qualità, perché è inutile che sia qui io a menzionare i giocatori che compiono la rosa del Cagliari. Basta guardare, ripeto, i 60 minuti come hanno giocato la partita contro il Napoli, che sono dettati, il risultato finale sono dettati da episodi. Noi dovremmo essere bravi affinché gli episodi girino dalla nostra parte, ma per far sì che questi girino dalla nostra parte noi dobbiamo andare in campo alla ricerca della prestazione, sapendo che di fronte avremo una squadra che sotto l'aspetto della determinazione e dell'intensità metterà le stesse armi nostre. Sì, buongiorno, partirei subito con una curiosità. Andrà in panchina o in tribuna? In panchina. Finita la squalifica, ritorno a fare quel mio lavoro. Aveva lasciato il dubbio che dalla tribuna si vedeva meglio. Sicuramente dalla tribuna. Pensavo ci fosse anche un po' di scaramanzia, magari. No, la scaramanzia è dei deboli, e poi la tribuna da Cagliari non è che si veda tanto molto bene la partita, quindi preferisco vederla dal bordo campo. Scendendo più invece nelle questioni calcistiche, tutto bene, c'è stato però questo brutto infortunio purtroppo di Sazanov. Secondo lei, non le chiedo di parlare di mercato, perché insomma già non ne parlava quando era aperto, ma questa rosa ha gli anticorpi per sopperire a questo problema o può essere veramente una falla? No, io credo che dobbiamo ragionare sul fatto che poiché degli arrivi sono arrivati successivamente facendo parte o non parte delle rose nelle altre squadre, ci dobbiamo abituare che giorno dopo giorno ci possiamo ritrovare magari a essere titolari anche quando molto probabilmente non lo dovremmo essere. È chiaro che dobbiamo essere pronti tutti quanti quando veniamo chiamati in causa a cercare di
farsi trovare pronti, e ci vuole lo spirito di adattamento anche magari nel ricoprire più ruoli. Da questo punto di vista questi ragazzi lo stanno dimostrando, perché anche in allenamento, quando c'è da mettere qualche giocatore fuori ruolo, lo fanno con la massima intensità, con il massimo impegno, perché come è giusto che sia, in una squadra di calcio bisogna ragionare sul noi e non sull'io personale. Quindi da questo punto di vista numericamente è chiaro che perdiamo un giocatore, dispiace soprattutto per l'infortunio e per come è venuto, e gli auguriamo di rientrare prima possibile in campo, però è chiaro che poi ci saranno altre valutazioni da fare, ma in questo momento bisogna solo ragionare su come affrontare il Cagliari. Ti chiedo, mister, torno sulla partita del Cagliari, contro il Cagliari, che Cagliari ti aspetti e se secondo te ci sono delle similitudini, delle somiglianze con l'Empoli dal punto di vista del gioco? Non mi permetto di giudicare sul gioco delle altre squadre, dei miei colleghi, e similitudini secondo me non ce ne sono. Noi ragioniamo proponendo un determinato tipo di calcio sia in fase offensiva che in fase difensiva, e la partita che ci aspetta, l'ho già detto un po' prima, ci sarà un ambiente che spingerà dall'inizio alla fine. È uno stadio che in passato ha dimostrato dei cambiamenti di risultato anche impensabili, e mi viene in mente anche la partita dell'anno scorso dove è uno stadio che spinge, dove si perdevano 3-0 e poi alla fine hanno vinto 4-3. Quindi noi dobbiamo essere pronti dal primo minuto, perché partiranno forti, perché sicuramente saranno arrabbiati e determinati un risultato ingeneroso per quanto riguarda l'ultima partita, e fino al 95esimo noi dobbiamo essere pronti a duellare e cercare di vincere più duelli possibili affinché noi e vogliamo portare a casa un risultato positivo. Ma noi quando si va in campo si va sempre per cercare di portare a casa un risultato positivo, quindi sotto quel punto di vista non ci possiamo permettere di ricriminare a fine partita di non aver dato tutto. Quindi a me quello che interessa è che i miei ragazzi diano tutto in campo, come hanno sempre fatto al primo giorno di allenamento. Mister, volevo chiedere se magari anche all'interno dell'ambiente, lo spogliatoio, si sente un po' questo incrocio con quattro ex importanti che sono a Cagliari, da mister Nicola a Luperto a Mario. Sentimentalismi nel calcio non ce ne devono essere. Sappiamo che miracolo ha fatto Davide Nicola l'anno scorso, e sappiamo anche però che ieri, nonostante l'allenamento fosse a porte chiusa, qualcuno è venuto a spiare gli allenamenti. Quindi domani sì, c'è l'amicizia, c'è quello che vi pare, ma quando poi si va in campo sentimentalismo non ce ne deve essere, perché sicuramente loro vorranno batterci, e quindi da parte nostra ci deve essere la stessa volontà di battere il Cagliari indipendentemente da quello che è stato il passato. E lo dico perché sono stato anche un compagno di squadra di Davide Nicola, quindi certo, è una persona che stimo molto. E poi le volevo chiedere invece, dato che abbiamo presentato ieri il giocatore, a che punto è Sambia e se può essere un'alternativa valida per Giasi, che magari sta giocando davvero tantissimo questo inizio di campionato. Sono valutazioni da fare, perché come ho già detto prima bisogna valutare il minutaggio che può avere, perché ha avuto un percorso, come avete anche giustamente scritto voi, dove ha avuto un infortunio, quindi è stato un po' da parte, quindi piano piano dobbiamo cercare di portarlo a regime, e se ce n'è bisogno di utilizzarlo è un giocatore che può sì ricoprire il ruolo di Giasi in questo momento, ma come può ricoprire anche altri ruoli, piede invertito. Poi lui nasce anche come centrocampista, ha fatto la mezzala, quindi è un giocatore che ha un ottimo calcio, quindi però sul minutaggio è chiaro che è un percorso che capiamo giorno dopo giorno, ma come anche gli altri. Sempre rimanendo sul tema, invece De Sciglio, dopo questa ulteriore settimana di lavoro, è... Stesso discorso di Sambia. No, come aveva annunciato prima della Juve, viene in panchina, ma per respirare il clima non è proponibile. No, è chiaro, contro la Juve, come vi ho detto, per correttezza, perché dopo la partita, se no mi si poteva chiedere il motivo per cui non avessi inserito un giocatore importante come Mattia. E per la partita di domani è disponibile, sul minutaggio è chiaro che poi bisogna valutare, perché viene da un percorso, entra da un infortunio, quindi da un bel po' di tempo che non gioca, però sicuramente, e me lo auguro, la sua esperienza domani ci può servire.